Visita pastorale del Santo Padre in Asia, la prima visita del Santo Padre in Asia, è per noi asiatici un incoraggiamento, no? Perché noi in questo vasto continente noi rimaniamo un piccolo gregge, però non è il numero che conta, la testimonianza, lo zelo di essere missionari della fede e in un modo di dialogare con la realtà asiatici. Per noi, per me, questo è un punto nodale del discorso del Santo Padre. La Chiesa in Asia è chiamata del Signore di essere un vero di dare una vera testimonianza, no? Come cristiani, radicata, una testimonianza radicata nell'identità cristiana. Però l'identità cristiana è un'identità aperta a tutto, no? Per abbracciare il mondo, i poveri e i sofferenti. Questo è lo slancio dell'attività missionaria della Chiesa asiatica. Il Papa, nell'incontrarsi con voi, vescovi asiatici, ha dato delle indicazioni precise. Soprattutto ha insistito sullo stile di evangelizzazione e di presenza, dialogo, rispetto, capacità di creare ponti. Vi ritrovate in questo stile? Sì, per noi, vescovi dell'Asia, abbiamo insistito dall'inizio della Federazione Asiatica, nata in 1970 durante la visita di Paolo VI, no? 40 anni fa, no? A Manila, no? Il modo di fare la missione in Asia è lo stile di dialogo, un modo umile, no? Aperto e per noi questa è l'Ecclesiam Suam di Paolo VI, no? Che noi dobbiamo accettare e implementare come progetto della Chiesa. Ecclesiam Suam. In Asia il confronto sia con alcuni sistemi politici che anche con alcune grandi religioni come l'Islam a volte è contraddittorio e complesso. Come vi ha richiamato il Papa a queste sfide? Sì, in queste situazioni difficili, no? Il Santo Padre ha segnalato una cosa molto importante: camminare con gli altri, perché il cammino comune apre il cuore, no? Per apprendere la situazione anche dei nemici. E in questa apertura, in questa amicizia, in questo incontro umano, forse lo Spirito Santo lavori, no? in l'oscurità dei conflitti e anche della diversità. Alcune parole chiave si sono ripetute in questo viaggio: consolazione, consolare, dialogo, riconciliazione e pace. Ecco, secondo lei qual è più urgente per l'Asia? Tutti questi, perché in Asia i vittime dei conflitti hanno bisogno di consolazione e la Chiesa Cattolica in Asia estende la mano consolatrice, la mano di una madre, di un amico, a tutti, no? A tutti, non solo ai cristiani. E questo è un dialogo, un atto missionario concreto. Domani l'inizio di una nuova stagione anche di evangelizzazione qui in Asia, il prossimo viaggio Sri Lanka e Filippine ancora in Asia. In Asia sì, siamo lieti, no? Di accettare questo programma di visita pastorale del Santo Padre nel continente dell'Asia. E noi nelle Filippine aspettiamo con gioia i discorsi del Santo Padre per incoraggiare
la metà dei cristiani in Asia, che si trovano nelle Filippine, incoraggiarci per essere buoni e veri testimoni del Vangelo in questo vasto continente, e anche per la manifestazione dell'amore del Santo Padre e di tutta la Chiesa ai vittime del tifone, no? E le altre calamità che la gente filippina ha sofferto. L'ultima domanda: l'impatto di questo pontefice argentino con i popoli asiatici, due mondi apparentemente lontanissimi, secondo lei è stato un impatto positivo, felice? Sì. Io parlo come un filippino. No? Noi filippini, sotto l'amministrazione del governo spagnolo per 300 anni, no? Ci sentiamo una affinità con il Santo Padre, perché il suo modo di parlare, la religiosità popolare, la devozione alla Madonna, questi sono la prima volta che la gente filippina ha visto il Santo Padre. È come noi, lui è come noi, no? La vicinanza del Santo Padre al popolo filippino, e con abbracci aperti, no? Aspettiamo la visita del Santo Padre. Grazie.